Posso dare io il comando al posto tuo? Casino di San Vincent. Amici del canale, buongiorno. Scusate la voce rauca, ci siamo appena svegliati. Oggi è il giorno 3. Volevo farvi vedere il panorama dal nostro rifugio di montagna che dove abbiamo pernottato questa notte, perché questa mattina la montagna ha un fascino sovrannaturale. Sento anche il rumore dello scampanellio della muca che ci sta grattando il collo. Ricordatevi Grand Goliath qui a Saint-Rémy en Bosses. Ragazzi, ieri non vi ho fatto fare il room tour di questo rifugio ed ecco qui: letti, letto singolo, bagno. E adesso è veramente giunto il momento di andare via, perché purtroppo dobbiamo tornare a casa. Madonna, che scala tremenda. Arrivederci Chiara. Eccoci qua. Per terra. Ah, quindi anche noi, dice. Anche. Ma fino ad Ost è così? Lola! Ciao! Sì, la felpa sotto ci volevo, ho fatto bene a tenerla. Ok ragazzi, siamo pronti per scendere da questa strada. Ciao Lola! Che succede Mitch? Tutto a posto? Questa è la strada di cui vi parlavo ragazzi, una mulattiera, non è una cosa impossibile da affrontare, però sapete, chi magari ha una sportiva potrebbe desistere un po' a salire. Che bella la mandria di mucche! C'è anche il cane pastore, guarda! Buongiorno mucche, buona colazione! Ciao! Ragazzi, che paesaggio alpino succulento, meraviglioso! Là sotto c'è l'autostrada! San Hoyen! Hoyen! Sembra una roba giapponese! Magari qua faranno i sashimi di Hoyen. Ed ecco qua ragazzi, qui siamo ad Aosta. Oh, siamo già nella strada parallela, la SR35, verso Brissone. Che bello, oggi veramente il cielo, il signore ci ha regalato 31 gradi e stiamo già morendo. Insomma, in questo giro abbiamo sofferto acqua, vento, freddo, pioggia e adesso anche il caldo. Ragazzi, siamo a Fenis, allegro paese, proprio qui alle porte di Aosta, sul quale sorge un bellissimo castello, castello di Fenis. Amici del canale, siamo a San Vincent. Cercheremo un bar qua dentro, ma prima voglio farvi vedere niente popò di meno che il casinò. Casinò municipale di San Vincent. Il casinò di San Vincent è imponente, ma io la farei così, poi non ci penso più. Avete visto il casinò? E ora ragazzi, stiamo salendo verso il Col del Giù. Mi ha rimproverato la benzinaia perché continuo a dire Col del Jaux e in realtà è Col del Giù. L'ignoranza è una roba brutta. L'ignoranza è una cosa allora, brutta. Ragazzi, siamo sul Col del Giù. Si sono divertiti un botto, è stata strada eccezionale. Scusate il chiacchiericcio degli amici, ma non stanno mai zitti. E stanno zitti! Posso dare io il comando al posto tuo? Ma accende la moto e poi dice ragazzi. Ma fa così soltanto? Troppo tardi. Ragazzi, andiamo al bar, dai, su. Oh, ce l'ho fatta, ragazzi. Il principe mi fa un saluto. Sotomayor! Era dietro di me, pericoloso. Amici del canale, siamo pronti a scendere giù dal colle del passo del Col del Giau. In che senso? Abbiamo saltato il caffè delle 11, è già mezzogiorno, che è troppo tardi! Che bella smaltita, questo Col del Giau ha praticamente ripristinato tutti quanti i brutti tratti che abbiamo fatto. Qua sotto c'è un'acqua cristallina di questo laghetto artificiale che è stupendo. Ecco il lago ragazzi, il lago di cui vi parlavo poc'anzi, infatti ci sono un sacco di turisti che sono lì a guardarci. Siamo ad Arnad, la patria del lardo di Arnad. Desideroso di qualcosa di fresco, comunque solo di un panino, l'unica cosa che abbiamo trovato è stata questa trattoria. Ma cosa gli è cambiato, scusa? Ma perché? Adesso non posso né scendere né salire!
Cioè, ma perché prima riusciva, adesso no? E così, amici del canale, abbiamo mangiato in un posticino carino, ci ha riempiti chiaramente come delle botti vuote, adesso siamo pieni. Stiamo procedendo lungo la Val d'Aosta in direzione Pont-Saint-Martin. In lontananza si vede subito il forte di Bard. Eccolo qua, in tutto il suo splendore. Che meraviglia. C'è anche la funivia, vedete, che corre sopra per poter andare a visitare proprio l'interno del forte. C'è anche qui il borgo accanto. Vedete, qua c'è l'ingresso per entrare proprio al forte di Bard. Noi siamo praticamente nella zona del Biellese ormai, ed ecco tutta la piana di Biella. Ciao bambini. Bene ragazzi, qui a Biella vi devo far notare una cosa che ha del paranormale: tutte le moto allineate, e non glielo ho nemmeno detto. Non ci si crede, non ci si crede. Bene ragazzi, siamo qui a Biella e dobbiamo salutarci, perché poi ognuno prenderà la propria direzione per casa. Mi auguro che il giro vi sia piaciuto, mi raccomando, spolliciate, condividete, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Da Andrew Streetwalker e i suoi amici è tutto, ci vediamo la prossima volta. Buone variante. Don't wanna sleep in.